Ci parli lo stesso tu che noi siamo quelli del fogliaccio. Sì. Insomma, non c'è nessun problema. No, non c'è nessun problema. Come stanno andando le cose dopo 8 giorni? Beh, insomma, l'impegno è... Ho saputo che già ti volevano incendiare qualcosa. No, veramente, è stata una, un po', diciamo così, un po' esagerata come... Assolutamente, non è successo niente, è stato un signore molto composto e molto dignitoso. Mi ha semplicemente detto, qualora, se non mi ascolti, sono pronto a tutto. Ma chi c'aveva dentro la bottiglietta? Ma la gassosa o il combustibile? Poteva essere tutto, era un liquido giallogno, ma ha cacciato questa bottiglietta e un accendino. Io ho detto, non so che era, ho detto, non si preoccupi, lo rimetta dentro, non c'è bisogno, tutto qui, non è successo niente, veramente. Senti, ascolta, ma al di là di questo, insomma, sai pure l'eredità che è tosta. Sì. Tutti adesso che diranno, ma quelle chiacchiere, ti hanno avvisato, che ne so, quello è fatto così, quell'altro così, la sottoscritta è così, attenta a quello, attenta a quell'altro, io immagino di sì. No, ma veramente, no, non è che ci sono state le raccomandazioni. Ma le raccomandazioni... No, raccomandazioni due, perché chiaramente il tuo... sul mio comportamento da assumere, dici, no, assolutamente no. La cosa è tranquilla, l'impegno è tanto, da fare ce n'è ancora di più. Quindi tu ti prendi i tuoi appuntamenti, come faceva Pietrucci, esatto. E ricevi gente, butti giù appunti, come diceva un noto film. Sì, vabbè, io credo che bisogna continuare in quel senso. Cioè Pierpaolo, l'ufficio di Pierpaolo era aperto al confronto, alla soluzione dei problemi. Dicesi che il capo di gabinetto... Continuo così. No, lo so, anche perché sei molto giovane. Dicesi che il capo di gabinetto dovrebbe essere il miglior consigliere del sindaco, cioè essere la sua ombra e quantomeno dirgli, guarda, stai facendo una stupidaggine o meno, insomma. Sì, anche quello rientra. Cioè, sei riuscito in 8 giorni a dire a Cialente, guarda, stai facendo una cazzata? Così proprio no, però insomma sì, ci siamo confrontati su alcune cose, sì. Vabbè, ma è il ruolo che lo richiede. Oh, siccome sei insomma una persona... Però la parola, quella che conta veramente, è quella del sindaco. La prima cosa, secondo me, è diventare, che devi diventare simpatico alla gente, quindi il primo appiglio, l'empatia è la prima cosa. Penso di sì, penso sia importante, è giusto. E poi insomma ti vedi tutto il resto, senti, quale... Però simpatico per forza, cioè poi ma uno magari rischia pure di essere finto, di essere atteggiamenti forzati. Io sono me stesso, punto. Prima il tuo nome è stato un nome a sorpresa, perché anche sulla rete circolava un nome di donna, insomma, già pronta per l'investitura. Pare sarebbe anche molto attapirata per questo fatto. Non lo so, penso di no, andiamo d'accordo. Quando ti dicono che sei l'estrema, il braccio armato di Moroni che vuole controllare tutto quanto, no? Sei il suo figlioccio, di fatto sei stato collaboratore stretto dell'assessore Moroni. Sì. Che fai quello che ti dice Moroni e non quello che ti dice il sindaco. No, veramente. Questo no, prego, no, non è assolutamente, non può essere vero. Il rapporto è fiduciario. Io il sindaco mi ha scelto perché evidentemente ha fiducia in me e pensa di poterne avere. Io sono il capo gabinetto del sindaco, punto. Quindi che ne so, magari tu con noi un caffè, ci sediamo, possiamo fare quello che vogliamo, insomma, no? Senza nessun problema, perché questa è una storiaccia da chiudere. Massimo, è una chiacchierata, insomma, non fa male a nessuno. Non l'ha fatta tutta questa storia il sindaco per distogliere anche l'attenzione da problemi grossi, da cose un po' più importanti? No, non credo. Non credo. Credo che il sindaco abbia avuto le sue ragioni. Mm-hmm. Le ha ampiamente spiegate e credo che bisogna attenersi alle spiegazioni del sindaco. Si tratta, ripeto, di un rapporto fiduciario. Evidentemente lo devi costruire o già ce l'hai? Io sì, per alcune cose. Pierpaolo, lo chiami per dargli un consiglio, perché quello ha lasciato tutte le carte aperte. Sì. Mm. Beh, ci sentiamo sempre, pure se ci siamo visti. Vi siete visti, che fate? Vabbè, parliamo solamente di lavoro, siamo amici da una vita, Pierpaolo. Cioè, anche l'eredità di Bello, tu, no? Nel senso che lui si porta questa eredità di Bello, di fascinoso, quindi devi anche reggere il colpo a questa cosa. Sì, io ci provo. Femmine, le cose. No, l'eredità è importante. Cioè, vediamo un po' se riesco a, diciamo, a recepirla nel modo migliore. Tutto immagini qua. Che l'allievo che ti supera il maestro non sarebbe male. Non lo so, veramente io faccio il mio impegno, io faccio del mio, Pierpaolo Petrucci e io sono io, Da ultimo, Mauro, ti sei dato una scaletta di cose da fare, quantomeno da prendere in considerazione anche in questi giorni, da seguire determinate cose per le quali ti hanno coinvolto?
Beh, sì, insomma, comunque la cosa che, cioè, che avviene ogni giorno è che i problemi ti sbattono in faccia, quindi diciamo che le quindi tu ricevi tutti, diciamolo chiaramente, nel senso, se c'è un problema, qualcosa, tu ricevi tutti, anche, che ne so, se ti viene quello che non può pagare la bolletta, come spesso accade, dici io non sono in grado, cioè gente con problemi economici, con la disperazione che viviamo, cioè, è già accaduto, sì è già accaduto, ma mi sembra giusto ricevere tutti. Poi è chiaro che le soluzioni devono essere trovate negli uffici competenti e dentro l'amministrazione. Chiaro è che tutti i problemi non possono essere risolti, sta nelle cose, però insomma voglio dire. Chi è il tuo mentore? Diccelo piano all'orecchio, che non lo... Il tuo consigliere spirituale, perché io non credo, insomma, perché poi le lingue zozze dicono, beh, non muove paglia senza aver sentito prima questo o quell'altro. No, mi si sta lasciando abbastanza autonomia. È chiaro che poi, cioè, insomma, io muovo i primi passi nello svolgere questo ruolo e ho bisogno di consigli da parte di tutti, nessuno escluso. Qual è la cosa, e ti lascio al lavoro, che ti ha fatto più arrabbiare da quando stai qua? Insomma, ci sarà qualcosa, no? Se no sembra tutto rose e fiori. No, non è rose e fiori, non c'è una cosa che mi ha fatto arrabbiare. Noto delle difficoltà di recepire i problemi da parte della struttura comunale, ma non è una colpa particolare di qualcuno, sta nelle cose, i problemi sono tanti e la macchina comunale deve essere pronta a saperli recepire tutti, almeno. Poi è chiaro, un conto è recepirli, un conto è trovare le soluzioni adeguate, però almeno, insomma, affrontarli è importante, direi fondamentale. Saresti pronto per il capo di gabinetto dell'anno? Perché c'è un premio? No, non lo so, pare che ci sia. Te lo prenderesti il titolo del concorso? Beh, no, un premio non si rifiuta mai, se c'è.